Ai vostri posti, tu sopra, Andrea. In campo. Già tutto, so già tutto. Quindi c'è anche Valle, lo sa, ok, ci siamo. Perfetto. Possiamo iniziare. No, vi chiamo io. Faccio l'arbitro oggi. Voi due al centro. Chi sono i due più svegli che mi hanno detto? Che parlano di questi? Tu? Prego, prego, lo parco. Uno, due, tre, come volete. No, a bicchieri forse. No, io sto io. Per chi? No. Sono i bicchieri, siamo a posto. Andiamo? Come ti chiami? Vieni qua. Corri qua subito. Come ti chiami? Tommaso. Tommaso, come mio figlio, sei un grande. Che ruolo giochi? Attaccante. Attaccante. Di che squadra sei? Tifo. Perché squadra tifi? Toro. Per il Toro? Sì. Ricominciamo. Di che squadra sei? Del Toro. Che ruolo giochi? Attaccante. Giochi nel Chieri? Sì. Sì. Avresti preferito essere a fare una partita di calcio o essere qui? Dì la verità. Partita di calcio. A giocare a calcio. E allora noi facciamo una partita di calcio. Noi seguiamo Tommy e faremo non un dibattito ma una partita di calcio. Io farò l'arbitro super partes, ho l'orologio del Toro e il braccialetto del Toro, quindi sarò super partes e il calcio d'inizio lo dà il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. Grazie, lo devo già dire subito, non sono del Toro. Ma non sono neanche della Juve, non mi interesso di calcio, perciò sono assolutamente agnostico nella vostra attività, però si parla di sport, si parla di agonismo, perciò come ex sportivo, ex agonista, istruttore e allenatore di canoa so benissimo che cos'è il rispetto nei campi di gara. Come istruttore ho sempre insegnato ai miei ragazzi e sono stati fortunatamente per più di un decennio tantissimi, ho insegnato il rispetto, che prima innanzitutto cosa sto insegnando anche ai miei figli. Una cosa anche ulteriore, non bestemmiare mai, né in campo né fuori, è una cosa che ho sempre odiato, e l'altra cosa rispetto verso l'avversario. Come canoista sicuramente in un campo diverso rispetto al vostro, perché è un ambito di acqua, in una barca, però ci deve essere il massimo impegno della persona, dello sportivo, per ottenere il miglior risultato. Non bisogna perdere l'occasione, non bisogna perdere il punto di riferimento, che è cercare di vincere nel rispetto degli altri, nel rispetto delle regole e soprattutto anche quella verbale. Ben venga fare l'incontro con voi, con il parterre che c'è anche qua alle mie spalle, per cercare di capire ulteriormente, far capire a voi e far capire anche alla platea, oltre quella del Salone del Libro, qual è l'idea del Piemonte futuro, quello per il rispetto, la regione su tutti i campi, e cioè costantemente si cerca di mettere in campo, e non a caso oggi abbiamo anche istituito qua virtualmente la piazza dei diritti umani e civili, proprio per quel collegare, quel rapporto che vi dicevo all'inizio, per il rispetto generale di chiunque essa, in qualsiasi situazione, in qualsiasi genere umano. Perciò auguro a tutto buon incontro e buon lavoro. Grazie Presidente. Altro calcio d'inizio, il vicepresidente del Consiglio regionale, Davide Valle.
Grazie. Allora faccio coming out anch'io sì. non sono del Toro. E adesso ti faccio un'alzata su un'altra battuta, perché parliamo del coraggio delle parole e del peso delle parole che possono avere soprattutto nell'ambito sportivo. E non sono del Toro e ho fatto l'arbitro, quindi puoi già capire di che squadra sono. E facendo l'arbitro le ho sentite davvero tutte, soprattutto rivolte a me. Però me ne ricordo una, perché mi era rimasta un signore a un certo punto durante la partita, mi urla fortissimo, che lo sentono tutti, ed è scoppiata una risata, mi fa: arbitro, vai a raccogliere le more. E lì, e questa forse è stata anche una delle più gentili che ho ricevuto, devo dire la verità. Però tutto questo per dire che le parole sono importanti, sono come pietre, e soprattutto nella società in cui ci troviamo a vivere oggi sono a volte più importanti della realtà stessa. Noi viviamo immersi in una realtà in cui il contenitore è più importante del contenuto, il medium è più importante del contenuto. Se pensiamo a una questione di grandissima attualità, abbiamo visto la senatrice Segre che ha invitato l'influencer Ferragni a venire a vedere il memoriale della Shoah. E questo perché a volte lo strumento attraverso cui passano le parole diventa addirittura certo. più importante del contenuto stesso, e lo aiuta a emergere. Su questo tema il Consiglio regionale è storicamente attento. Nella scorsa consigliatura abbiamo approvato una legge sul bullismo e sul cyberbullismo, che attraverso le parole sanno colpire, ferire e marcare la vita dei ragazzi più giovani fino alle conseguenze più estreme. Abbiamo avuto modo di confrontarci con le associazioni che si occupano di questo, molte di queste nate, penso a quella di Carolina Picchi, partite proprio da un'esperienza tragica. In questo senso, in questi giorni in Consiglio regionale, proprio questa settimana, abbiamo avuto una delle sedute dedicate a un nuovo progetto di legge che si occupa di hate speech, e quindi di discorso d'odio, per cercare di sensibilizzare, di fare formazione sui formatori, sugli insegnanti, su tutti quelli che si occupano dei più giovani, per accompagnarli a un percorso di crescita che possa renderci tutti più consapevoli del potere delle parole. Grazie di questa occasione per riflettere insieme e costruire insieme maggiore sensibilità intorno a questo tema. Grazie Vicepresidente. Il coraggio delle parole, il titolo di questo incontro, durerà un'oretta circa. Perché il coraggio delle parole? Proprio perché con le parole si può fare molto più male, si può offendere, si può colpire molto di più anche rispetto a un pugno, un calcio, un intervento in scivolata o uno sgambetto da dietro. Parliamo soprattutto del coraggio delle parole, dell'attenzione all'uso delle parole nell'ambito sportivo, e abbiamo proprio per questo i bambini del Chieri, i ragazzi del Giaveno Coazze, le ragazze del Torino Femminile, i ragazzi del Toro Under 16, proprio per confrontarci insieme su un tema così delicato che è stato voluto e scelto appositamente dal difensore civico e dal garante dell'infanzia. E allora darei la parola subito a Paola Baldovino, che è il difensore civico della Regione Piemonte. Buonasera a tutti, sono felice di vedere così tanti ragazzi qui presenti, e prima di iniziare a parlare del coraggio delle parole volevo un pochino spiegare chi sia il difensore civico della Regione Piemonte. Il difensore civico della Regione Piemonte è un organo di garanzia ed è stato istituito nel 1981 con legge regionale. E quindi sono ben oltre 40 anni che opera sul territorio piemontese, e nonostante questo devo dire che ancora molti non conoscono questa figura. La domanda infatti che più frequentemente mi viene rivolta è proprio chi sia il difensore civico e di che cosa si occupi. Il difensore civico è preposto alla tutela amministrativa dei cittadini e garante della buona amministrazione. Ed è un istituto accessibile a chiunque, senza quindi formalismi, ed è assolutamente gratuito. Agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, al fine di garantire e promuovere il pieno rispetto dei principi di legalità, di trasparenza, di buon andamento, che le amministrazioni regionali devono rispettare quando svolgono la loro attività. Questo significa
che ogni qualvolta un cittadino si trovi a dover interagire con una pubblica amministrazione regionale e abbia difficoltà a comunicare con la pubblica amministrazione, oppure rilevi, riscontri dei disservizi, delle inefficienze, allora può rivolgersi al difensore civico, il quale, appurata l'esistenza di una disfunzione, si attiva per rimuoverla. E il difensore civico interviene con dei suggerimenti, delle proposte, dei solleciti rivolti alla pubblica amministrazione proprio al fine di rimuovere questo comportamento che sicuramente costituisce un comportamento di cattiva amministrazione. Il difensore civico è anche garante per il diritto alla salute e nell'esercizio di questa funzione è tenuto a verificare che venga soddisfatto dall'amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Un'altra importante funzione che gli è stata attribuita al difensore civico dal legislatore piemontese è la funzione di garante del principio di non discriminazione e del principio di pari opportunità delle persone. In tale ambito viene attribuito al difensore civico il compito di intervenire ogni qualvolta ravvisi o gli venga anche segnalata la presenza di disposizioni di legge, di regolamenti o di comportamenti o prassi che costituiscano discriminazione e quindi possa in essere ovviamente sempre da parte di amministrazioni che operano sul territorio regionale. Il difensore civico inoltre, nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, dove appunto la Regione Piemonte si è fatta parte attiva su queste tematiche con la legge regionale numero 4 del 2016, partecipa appunto con la Regione Piemonte a iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte a ragazzi e ragazze, a uomini e donne, su diverse tematiche tra le quali l'affettività, il rispetto reciproco nelle relazioni e nella soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, nonché la proposta di immagini femminili e maschili non stereotipate. Ed è proprio nello svolgimento di questa attività di sensibilizzazione su queste tematiche e nello svolgimento della funzione, come ho detto poc'anzi, di garante del principio di non discriminazione, che unitamente alla garante per l'infanzia si è deciso oggi di parlare del coraggio delle parole anche nell'ambito sportivo, rivolgendoci appunto ai ragazzi. I valori dello sport sono infatti valori fondamentali per la formazione e la crescita dei giovani e lo sport è altamente formativo e oltre a portare innegabili benefici per la salute dei nostri ragazzi, aiuta a rafforzarne il carattere, l'autostima e a raggiungere una maggiore consapevolezza di se stessi anche sul piano emotivo. Valori quali la solidarietà, grazie, la lealtà, il rispetto per l'avversario, per le regole del gioco e anche per i vari ruoli che gli attori delle rispettive discipline sportive rivestono, costituiscono valori fondamentali che sono trasferibili anche in altri contesti della vita, per esempio nell'ambito scolastico, oppure anche in quello del lavoro. Valori che contribuiscono a porre le fondamenta di una società sana. Lo sport inoltre insegna anche ai nostri ragazzi a gestire le emozioni negative, come la frustrazione o la rabbia per la sconfitta, e quindi insegna a non arrendersi e a non perdersi d'animo in situazioni difficili e in situazioni anche particolarmente stressanti. E dal rispetto di questi valori sportivi dovrebbe quindi discendere un utilizzo corretto delle parole, le quali non dovrebbero mai essere usate per insultare o per denigrare l'avversario, oppure l'arbitro quando ci fischia un fallo che noi riteniamo non esserci stato. Questi valori sportivi dovrebbero poi indurci anche ad un utilizzo coraggioso delle parole,
E con questo intendo dire che magari potrebbe per esempio portare a segnalare che non ho subito il fallo che invece l'arbitro ha fischiato erroneamente. Oppure anche comportare delle azioni coraggiose, come per esempio non uniformarsi alla prassi piuttosto diffusa che quella della simulazione in campo, perché questo sicuramente è un comportamento antisportivo che non può dirsi di certo ispirato dai valori dello sport. Lo sport inoltre, e qui concludo, è anche molto importante perché ci insegna ad andare al di là delle discriminazioni, al di là delle delle barriere e anche a non fermarci quindi al colore della pelle, alle differenze derivanti appunto dalle condizioni personali o sociali. Praticare un'attività sportiva infatti aiuta ad aprirsi al prossimo. E il praticare un'attività sportiva ci insegna anche a essere coesi per conseguire un obiettivo comune, come può essere appunto la vittoria, e quindi a lavorare, ci insegna a lavorare insieme. Imparare a lavorare in gruppo infatti è molto importante, vi sono infatti molti studi che sottolineano come lavorare in gruppo porti a risultati migliori di quelli che invece si otterrebbero lavorando singolarmente. E del resto mi pare che fosse un noto giocatore di pallacanestro Michael Jordan che ha detto che per vincere una partita è sufficiente il talento di una persona, ma per vincere un campionato è necessario invece il lavoro di tutta una squadra, e quindi proprio per sottolineare l'importanza del gruppo. Grazie alla Presidente, al difensore civico. Un doppio applauso perché anche mamma di un calciatore che sabato scorso si è rotto un polso giocando proprio una partita di calcio. Abbiamo una tribuna d'onore davvero affollata, per cui mi è dovere fare ringraziamenti alla procuratrice del Tribunale per i Minori, la dottoressa Emma Avezzù, al magistrato della Corte dei Conti, dottor Poggi, al presidente dell'Unicef regionale, dottor Trapanelli, al colonnello Giovanni Spirito dei Carabinieri, al consigliere regionale Martinetto e a Ornella Toselli, presidente della Consulta Femminile della Regione Piemonte. Un applauso generale per tutti. Chi è invece il garante dell'infanzia ce lo racconta Ilenia Sara. Serra. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Vi dirò anch'io qualche parola per spiegarvi chi è il garante per l'infanzia e l'adolescenza. È una figura che è stata prevista dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, che penso tutti voi conosciate, anche i bambini e i ragazzi, ed è stata proprio voluta al fine di verificare che tutti questi diritti che per la prima volta sono stati previsti con questo strumento internazionale fondamentale siano appunto effettivamente applicati. L'Italia ha introdotto la figura del garante nazionale con una legge del 2011, molte regioni se ne erano già dotate, il Piemonte con una legge del 2009. Che cosa fa il garante? Il garante innanzitutto ha quindi il compito di diffondere la conoscenza dei diritti appunto dei bambini e dei ragazzi, di verificare la concreta applicazione quindi della Convenzione ONU, ma anche di tutte le altre convenzioni che si occupano dei diritti dei bambini e dei ragazzi, e di rappresentare gli interessi dei bambini e dei ragazzi a livello delle istituzioni regionali. Rappresenta quindi una sorta di ponte tra quelle che sono le esigenze dei ragazzi e dei bambini e appunto le istituzioni della nostra regione. Cosa fa quindi tutto il giorno il garante? Partecipa a moltissimi convegni, momenti di sensibilizzazione, momenti di formazione, rivolti certamente agli adulti, ma anche e soprattutto ai ragazzi, perché i primi che devono conoscere quelli che sono i propri diritti e i diritti dei propri pari siete proprio voi, sono proprio i bambini e i ragazzi che devono essere informati di quelli che sono i propri diritti, anche per rendersi conto di quando questi diritti sono considerarsi violati, in modo tale che possano eventualmente segnalare queste violazioni.
Per riuscire a verificare la concreta attuazione di questi diritti, il garante può ricevere anche delle segnalazioni. Chiunque, ciascun privato cittadino, una scuola, un insegnante, un ente, può rivolgere una segnalazione appunto all'ufficio del garante per segnalare una violazione di un diritto. A questo punto, considerato che la figura di garanzia non ha nessun potere, agisce però con la cosiddetta moral suasion, cioè cerca di avvicinare le parti, di svolgere un'opera di informazione e di mediazione per cercare insieme di risolvere possibilmente la problematica e soprattutto di perseguire l'interesse sempre del minore. I diritti che hanno i bambini e i ragazzi sono tantissimi: il diritto ad andare a scuola, il diritto alla salute, il diritto a che gli adulti di riferimento si prendano cura dei bambini, il diritto a non essere discriminato, come anche citato prima il difensore civico, il diritto al gioco, il diritto a stare con i propri amici, e uno dei diritti molto importanti è quello proprio ad essere ascoltati, il diritto all'ascolto e alla partecipazione, che rappresenta uno dei quattro principi che hanno proprio ispirato la Convenzione ONU. Questo significa che i bambini e i ragazzi devono essere informati, devono essere consultati in quelle che sono le procedure che li riguardano. Questo non significa ovviamente che gli adulti poi devono conformarsi necessariamente a quella che è la volontà del minore, ma che comunque questa deve essere tenuta nella debita considerazione. E proprio per coinvolgere i bambini e i ragazzi nelle tematiche che li riguardano e per accrescere la loro conoscenza, il Consiglio regionale del Piemonte, insieme all'Università di Torino e ad altri partner, ha partecipato ad un progetto europeo che è attualmente in corso e che terminerà a marzo del 2023, attraverso il quale si sta creando un'applicazione appunto scaricabile sul telefono, attraverso il quale, la quale i ragazzi potranno appunto fare delle segnalazioni al garante. Si è partiti dalla constatazione che, nonostante anche i minorenni possano rivolgersi al garante, in realtà le segnalazioni sono sempre state molto poche, così come poche sono state anche le segnalazioni a tutte le altre istituzioni e autorità che le possono ricevere. E quindi lo scopo di questo progetto è proprio quello di aumentare la consapevolezza nei ragazzi dei propri diritti e soprattutto nel fatto di poter segnalare appunto i casi in cui questi diritti propri o anche dei propri amici o dei propri compagni vengano violati. Come ha detto Paola Baldovino, l'idea di questo convegno di oggi, di questo evento, è nato proprio dall'importanza del mondo sportivo, dall'importanza di voler sottolineare come lo sport appunto sempre, ma soprattutto in questo momento di diciamo dopo 2 anni di pandemia, possa costituire una modalità per venire fuori da tutto quello che insomma avete patito. Siete stati privati per molto tempo della possibilità di avere contatti con i vostri coetanei. In qualche modo vedervi qua oggi significa che vi state pian pianino riprendendo quelli che sono i vostri spazi, e sicuramente lo sport rappresenta un'occasione unica sia dal punto di vista chiaramente fisico della salute, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della crescita della vostra personalità, nell'imparare appunto a stare insieme, a dialogare con i vostri pari ma anche con gli adulti di riferimento in un contesto di gioco. A dicembre del 2021, e giungo alla fine del mio intervento, sono stati presentati i risultati regione per regione da parte del gruppo CRC, che è un gruppo che si occupa proprio di monitorare come diciamo vengono attuati in effetti i diritti della Convenzione. E per quanto riguarda lo sport, è emerso che il Piemonte si colloca direi abbastanza bene, perché ha un valore superiore alla media nazionale, perché il 64% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni ha praticato nel corso del 2020 in maniera occasionale o comunque
più spesso un'attività sportiva. Questo è un dato sicuramente positivo, quindi diciamo che ci fa onore il fatto che il Piemonte abbia un valore superiore alla media nazionale, ma significa appunto che bisogna ancora lavorare molto per stimolare questo tipo di partecipazione, soprattutto, come ci diranno i nostri ospiti, i nostri relatori, quanto sia importante mantenere alta l'attenzione sulla tutela dei diritti dei minori anche in ambito sportivo. Grazie. Grazie dottoressa Serra. Domanda per i calciatori e per le calciatrici. Come si chiama la federazione alla quale voi appartenete, per la quale giocate? Figici. Cosa vuol dire Figici? Federazione Italiana Giuoco Calcio. Federazione Italiana Gioco Calcio. Dottor Loparco, coordinatore regionale del settore giovanile scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio, cosa fate perché questo continui a essere un bel gioco, il più bel gioco del mondo? Grazie dell'invito. Innanzitutto porto i saluti del Presidente nazionale Vito Tisci e del Segretario Vito Di Gioia. Ringrazio l'ospitalità e l'invito. Noi ci stiamo lavorando da 3 anni. Prima abbiamo formato tutto il nostro staff a livello nazionale, poi abbiamo cominciato a lavorare su tutto il territorio. Tutela minori. Il coordinamento del settore giovanile scolastico sta cercando, essendo soprattutto un ente di formazione e informazione, di sensibilizzare tutte le società e tutti coloro che sono dentro il nostro mondo, e la federazione sta investendo tantissimo in questo progetto, per la tutela dei minori. Tutela dei minori è un ampio dizionario, 360 gradi si può dire, è un dizionario che tocca tutti gli addetti ai lavori, tocca gli allenatori, gli istruttori, i dirigenti e tocca soprattutto i protagonisti, di tutelare e fargli fare sport in un ambiente sano. La Federazione Italiana Gioco Calcio ritiene opportuno di dare una svolta e noi stiamo cercando con tutti i nostri collaboratori, perché noi siamo anche l'unica ente in Piemonte e noi dobbiamo gestire Piemonte e Valle d'Aosta, perciò noi abbiamo un coordinamento di una doppia regione. E qui vicino a me c'è anche il referente regionale della tutela minori, l'avvocato Sergio Pechini, che poi si addentrerà esattamente in quello che viene fatto. E qui abbiamo delle rappresentanze, il Giaveno, il Chieri e il Torino Calcio. Tutte le società dovrebbero sposare il progetto della tutela minori. Noi abbiamo un sito dedicato dove possono arrivare in forma anonima tutte le segnalazioni che vengono gestite. Non solo quelle dei genitori che ci segnalano che i bambini giocano poco, perché questo poi, ma qui parliamo di argomenti un po' più gravi. E devo dire che nell'ultima stagione, noi stiamo completando il secondo anno della stagione, che effettivamente cominciano ad arrivare delle segnalazioni dove noi ci stiamo lavorando, ci stiamo interfacciando con le società e abbiamo trovato veramente un grandissimo riscontro e disponibilità in questo argomento. Perché? Perché per le società diventa un fiore all'occhiello, ma soprattutto viene data una garanzia ai genitori che portano dei minori a fare sport in un ambiente sano e in un ambiente dove possono veramente trascurare. Noi andiamo a toccare tutti gli argomenti, quelli che possono essere il trasporto dei giocatori nelle trasferte, gli allenamenti, quello che possono i bambini dentro gli spogliatoi. Troppo spesso vediamo ancora tante fotografie che vengono scattate dentro gli spogliatoi, il che non è nella norma, ma noi dobbiamo formare, dobbiamo dare una svolta e dobbiamo cercare a far capire agli addetti ai lavori, e parlo soprattutto degli istruttori, degli educatori, degli allenatori, quelle delle categorie agonistiche, che hanno a che fare con dei minori e non con degli adulti in miniatura. Questa è la cosa principale, perché i bambini devono uscire dal campo sempre col sorriso sulle labbra e non devono vedere l'ora per tornare a giocare. Ma tutto questo vuol dire riuscire a creare un ambiente sano. È una grandissima sfida,
dove noi stiamo veramente lavorando. Poi il mio collaboratore vi darà anche dei numeri sensibili. Qui abbiamo una delle società dilettantistiche che ha sposato ancora di più questo progetto e investito anche tantissimo, che è il Chieri, e sta facendo tutta una serie di formazioni anche nei confronti di incontri con i genitori. Abbiamo messo su anche come settore giovanile scolastico una serie di psicologi sportivi che sono preposti per andare nelle società a spiegare. La figura dello psicologo sportivo, ormai sono 3-4 anni che è nata questa figura, analizza e guarda anche il comportamento degli istruttori a bordo campo, perché io dico che tante volte noi addetti ai lavori che siamo a bordo campo dovremmo essere i primi a dare l'esempio. Io sono un allenatore, mi rendo perfettamente conto che quando vado a vedere certe situazioni, specialmente nei più piccoli, il là viene dato da chi è a bordo campo. Anche qui stiamo lavorando con l'Associazione Allenatori Calcio del Piemonte Valle d'Aosta, con tutte le componenti, con la Lega Nazionale Dilettanti, col Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, c'è completa sinergia negli intenti per raggiungere un obiettivo come quello che ho detto in premessa: far giocare, divertire i bambini in un ambiente sano. Questo è l'obiettivo della Federazione Italiana Gioco Calcio. Grazie. Grazie Loparco. Samuele, siamo solo tra di noi, non ci vede, non ci sente, non ci vede nessuno. Quante parolacce volano in una partita tra voi compagni e nei confronti degli avversari? Tante. Tante? Pesanti anche? Sì, sì. Sì? Ma perché? Non lo so, forse per... Perché sentite altri che fanno così... Perché la tensione della partita? Secondo me è per la tensione della partita. Giovanni, proprio tante ce ne sono? Abbastanza, non tantissime, però... Anche tra di voi proprio? Tra di noi sì, magari se commettiamo un errore ci insultiamo a vicenda o al massimo anche con gli avversari. L'arbitro? No, l'arbitro sì, anche l'arbitro. Che non senta però. No, però se non senta, tra di noi. Avvocato Pecchini, è normale presente che nelle partite ci sia un così alto tasso di volgarità? È una cosa che possiamo accettare tranquillamente o possiamo anche intervenire in questo? Risponderei che dipende dal livello di gioco. Ora noi come FIGC e SGS sicuramente parliamo di... giovani calciatori e giovani calciatrici, e quindi per loro c'è un trattamento speciale, particolare, volto a quella che è la finalità di sviluppo, di crescita e di benessere attraverso lo strumento del calcio, con una finalità educativa. Quindi su quello stiamo particolarmente attenti, diciamo, per creare poi il cittadino del futuro. E quindi il nostro impegno è quello, come diceva il coordinatore, di sensibilizzare sull'argomento attraverso lo strumento tutela minori, facendo attenzione a proteggere da ogni tipologia di violenza di genere, di discriminazione o su argomenti molto contemporanei legati al bullismo o al cyberbullismo. Ora, l'obiettivo primario di tutela minori come programma per rispondere a questo incontro, il cui titolo è Il coraggio delle parole, tutela minori attraverso FIGC e SGS, io ritengo con coraggio, cerca di esprimere quello che è l'impegno del calcio italiano, sia ovviamente noi lo facciamo da tempo, quindi dal passato ad oggi, ma anche e soprattutto per il futuro. Cioè è una sorta di manifesto nostra per cercare di, se non eliminare, almeno ridurre per quanto possibile le conseguenze dannose derivanti dallo sviluppo dell'educazione del giovane calciatore, giovane calciatrice, se dovesse subire qualche abuso. Mi permetto di definire l'abuso, intendendolo, vedo qui l'arma dei carabinieri, non soltanto sotto forma di reato, che sarebbe una cosa già particolarmente grave, ma noi cerchiamo di proteggere anche altre forme di abusi, li chiamiamo abusi leggeri, ma intesi come abusi più subdoli, che possono anche non essere fattispecie di reato, ma che hanno a che fare con tutto ciò che potenzialmente può anche solo ledere lo sviluppo e la crescita del benessere del giovane calciatore e della giovane calciatrice.
Prima si faceva l'esempio dei comportamenti in campo. Attraverso la comunicazione, la forza delle parole e quindi dei gesti, noi come federazione da tempo nei regolamenti e nelle competizioni, oltre a tutela minori, abbiamo anche introdotto il concetto della green card, che ha a che fare con il tema del fair play, cioè del il buon comportamento anche sotto forma di good play, per cui ogni volta che i giovani calciatori o le giovani calciatrici attraverso le loro parole, tipo non rivolgersi all'arbitro se c'è l'arbitro o ai compagni o agli avversari in maniera scorretta, così come anche si diceva tutte le forme di simulazione o di scorrettezze, e invece premiare tutto ciò che ha a che fare, vedete il cartellino verde a differenza del cartellino rosso e giallo che sono sanzionatori, si vuole cioè stimolare attraverso comportamenti, parole, azioni positive, comportamenti positivi. Quindi è un altro esempio di come attraverso tutela minori, programmi del Green Card, FIGC spinge per avere un unico interesse, rivolgendosi di fatto alle famiglie. Siamo tutti famiglie, facciamo parte, diciamo, della società civile ed è un interesse per tutti affinché si possa utilizzare lo strumento del calcio anche sotto forma educativa. Questo quindi per rispondere alla domanda. Esiste una piattaforma FIGC-tutelaminori.it che ha un'area segnalazioni in totale sinergia con la posizione della garante, un'area segnalazioni dove si può, seppur in maniera anche anonima ma circostanziata, definire quelli che possono essere i potenziali abusi, anche leggeri. Un semplice strattonamento di un allenatore potrebbe già stimolare una reiterazione di un comportamento, isolando un bambino o una bambina, parlando da allenatore o da dirigente al singolo senza la presenza di altri. Sono tutti elementi per i quali noi accetteremmo volentieri un confronto e un dialogo. Cerchiamo di diffondere questa cultura con i nostri corsi di formazione e informazione, utilizzando anche lo strumento, come diceva il coordinatore, dell'area psicologica. Questo è sostanzialmente ciò che facciamo e che cerca di spiegare il perché oggi ci siamo aperti a questo bellissimo mondo della garante, del difensore civico, quindi della Regione Piemonte, e siamo molto contenti di aver partecipato. Grazie a voi. Grazie Avvocato Pecchini. Sebastiano, manca 2 minuti alla fine della partita, siamo sotto di un gol, entri in area, scivoli da solo, l'arbitro ti fischia il rigore, tu cosa fai? Lo tiro. Lo tiri? Sì. Non dici all'arbitro che sei caduto da solo? No. Lui è agonista. Cristian, quante volte... Andrea. Cristian, quante volte nello spogliatoio, non nel Torino, in tutte le società dove sei, hai giocato, il mister ti ha piantato un bel insulto per farti capire che stavi non giocando bene? Qualche volta è successo. Qualche volta è successo. Ma insulti pesanti, offensivi? No, no. Solo la tensione, la cosa. Gianmarco. Entriamo in campo e arbitra una ragazza. Ti comporti nei suoi confronti allo stesso modo di un arbitro maschio? Certo. Sì? Sì. Stesso rispetto, stessa... Sì. Andrea Fabbrini, state lavorando bene allora? Tranne lui che prende il rigore anche se non c'è... Ma questo lo facevi anche tu, se entravi in area un minuto dalla fine, eh? Se mi permetti... Sì. Agganciandomi a quello che lui ha detto, che loro sono agonisti, certo. A me è capitato invece con le ragazze, in un torneo di selezione territoriale con le ragazze, a un minuto dalla fine una ragazza della Liguria cade in aria, giocava contro di noi, con il Piemonte, la ragazza si è alzata, l'arbitro aveva fischiato rigore, la ragazza ha detto no, non è rigore, e noi siamo passati grazie a questa ragazza, e la ragazza settore giovanile non agonistico, e la ragazza ha preso una green card, è stata menzionata a livello nazionale ed è stata premiata a livello nazionale. Però questo merito e onore. Poi andiamo dalla ragazza. Andrea Fabbrini, responsabile del settore giovanile del Torino Calcio. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Responsabile del settore giovanile è Ruggero Luderniani. Io faccio under 14, 15 e 16.
mi occupo delle categorie un pochettino più piccoline, diciamo. Chi è la più sveglia? Cerchiamo di trasferire tutto quello che per noi è possibile anche con l'aiuto dello psicologo. Noi abbiamo uno psicologo per il convitto, i ragazzi sono una cinquantina in convitto e hanno il supporto della psicologa, che comunque sono ragazzi che magari a 14-15 anni vengono fuori di casa. Gestire delle emozioni, il cambio di scuola, il fatto di non avere il confronto con i genitori alla sera, per quanto magari possiamo essere fastidiosi noi come figura di genitori, però siamo di supporto e quindi vengono gestiti da loro. Nel settore giovanile e nella scuola calcio cerchiamo di formare, sempre attraverso la psicologa, di più l'allenatore, perché l'allenatore ha contatto diretto con i ragazzi e con le ragazze e quindi cerchiamo di far capire a loro l'importanza delle parole, perché se si pongono nella maniera giusta, se provano a capire quelle che sono le problematiche dei ragazzi, probabilmente si riesce ad arrivare a un risultato concreto, perché capita molto spesso che magari si ha una reazione un pochettino violenta, un pochettino magari verbalmente violenta, diciamo così, quando magari non viene fischiato un rigore, una punizione. E questa cosa qua va gestita in maniera giusta sia dall'allenatore che lo deve trasferire ai ragazzi, perché a volte i primi a sbagliare, mi ci metto di mezzo anch'io, siamo proprio noi, perché non capiamo che è un percorso di crescita per questi ragazzi e non possiamo pensare, come diceva prima anche Luciano, che siano dei ragazzi di 16 anni, dei ragazzi che giocano in Serie A. E qua il lavoro grosso nostro è proprio quello, nel cercare di aiutarli a crescere, aiutarli a fargli capire che c'è un arbitro, che va rispettato, che ci sono degli avversari che vanno rispettati, che a volte gli avversari o magari noi stessi possiamo non essere correttissimi con le scelte che vengono fatte dall'arbitro. Quindi il nostro impegno è proprio questo, nel cercare di formarli, soprattutto pensando che sia un percorso, perché anche quando hanno 18-19 anni e via dicendo, di calciatori che arrivano a fare la Serie A, statisticamente ce n'è uno su 40.000. Quindi noi dobbiamo anche cercare di formare dei ragazzi che all'uscita di questo mondo magari faranno sempre i giocatori, i calciatori in qualsiasi categoria, però possano avere imparato qualcosa dalla società, dai compagni, perché è un gioco di squadra, e da tutto quello che li circonda. Grazie Andrea Fabrini. Gaia, quante volte ti sei sentita dire: ma cosa ne sai tu di calcio? Cosa vuoi parlare tu che da femmina non capisci niente di calcio? Quasi mai. Mai? Sia nell'ambito della squadra che della famiglia, ovunque. Mai. Mai. Quanto è stato più difficile mettersi a giocare a calcio rispetto a fare un altro sport? Molto, soprattutto per gli insulti che ricevi, soprattutto all'inizio in realtà, perché a quest'età c'è comunque chi ti insulta per lo sport che fai, però molto meno. All'inizio invece è stato molto difficile. Sì? Sì. A che età hai iniziato? A 6 anni. 6 anni? Sì. E lì ti dicevano: perché non vai a fare danza classica? Sì, esatto. Perché non... Tipi di battute così, sì. Esatto. Che ci sono ancora adesso, però relativamente molto meno. Parolacce in campo ce ne sono? A volte sì. Sì? Ci scappa. Dottor Loparco, è più difficile questo cammino o è più facile, perché si parte da zero con le ragazze, col calcio femminile, instaurare un clima di fair play, un clima di rispetto, un clima di uso della parola che sia il coraggio della parola? La federazione da 6 anni a questa parte ha intrapreso un discorso di crescita anche per quello che riguarda l'attività femminile, perché il calcio è calcio per tutti, sia che sia maschile o femminile. È un'attività che le ragazze, noi stiamo lavorando tantissimo, perché riteniamo opportuno che questo movimento sia in continua crescita, e lo dico con orgoglio. Noi prima della pandemia avevamo circa 1.600-1.700 tesserate delle ragazze nel settore giovanile, siamo ripartiti con 1.800 tesserate, perciò c'è stato un trend positivo. Si presume che nei prossimi 2 anni, purtroppo i maschietti non vanno ai mondiali, le ragazze, la nostra maggiore farà l'europeo e poi andremo ai mondiali, ci sarà una risonanza mediatica ancora di più e la accogliamo ancora di più a braccia aperte.
è facile, stiamo lavorando tantissimo per dare tutto quello che noi abbiamo imparato con i maschietti, per cercare di non trasportarlo e di non trasformarlo con le femminucce, con le ragazze. Devo dire che il fair play che loro dimostrano in campo non vogliamo rovinarlo assolutamente, perché giocano veramente con passione ancora, sono ancora dentro e hanno veramente questa grandissima voglia di apprendere e hanno veramente tanti dei margini di miglioramento che immaginabili secondo me. E noi avevamo, e chi ha seguito il calcio femminile negli ultimi anni ha visto che la nazionale maggiore è composta per lo più di ragazze che sono passate dall'under 16 all'under 19, hanno fatto tutto questo percorso perché non c'era il riciclo. Bene, oggi noi a quasi tutte le annate, partendo dall'under 19, col lavoro che abbiamo iniziato da 6 anni a questa parte, abbiamo circa 30-40 ragazze monitorate in tutta Italia per poter sempre dare un ricambio naturale. Ci auguriamo presto di arrivare con le ragazze ai livelli di quello che sono gli altri paesi europei più sviluppati, perché l'esempio noi dobbiamo sempre ragionare con chi fa sport, e lasciatemelo dire, dall'età più piccola, scolare, perché il segreto secondo me inizia proprio da lì. Se si inizia dalle prime, dalle scuole primarie a fare dello sport, ecco che ci avviciniamo, e parlo di sport in generale, e in questo caso possiamo anche fare con i nostri progetti nelle scuole di avvicinare sempre di più le ragazze a questo sport fantastico. Grazie, dottor Loparco. Ricordiamo che una settimana fa a Barcellona, la semifinale di calcio femminile, c'erano 90.000 persone allo stadio Camp Nou, e domenica prossima a Torino ci sarà sabato la finale della Champions League femminile, proprio qui a Torino. Tommaso, entri in area, prendi la palla con le mani. No. No. E se la tocchi con le mani l'arbitro ti dà rigore, cosa dici? No. Dici che non l'hai toccata con la mano o dici sì, l'ho toccata con la mano? Sì, l'ho toccata. L'hai toccata con la mano. Bravo! Bravo Tommaso. Avvocato Pecchini, quindi si sta lavorando bene. Se Tommaso ammette dall'arbitro, sì, l'ho toccata con la mano. Sì, sì, assolutamente, benissimo. Io prima di prendere le deleghe su tutela minori mi occupavo di, come referente regionale di calcio femminile, e ho tantissimi esempi di come sia a livello giovanile, piccoli calciatori e giovani calciatrici, sia a livello femminile, le nuove leve stanno, secondo me, sempre più dando l'esempio del quello che io amo definire il calcio come una volta. Non abbiamo, io e Luciano abbiamo amato e amiamo il calcio femminile, ci abbiamo lavorato come allenatori e lo prendiamo di esempio perché stimola il rapporto tra bambino o bambina a una crescita e un'area di miglioramento comune. Non c'è nessuna differenza nel momento in cui la spettacolarizzazione del calcio femminile riuscirà, come sta riuscendo, lei citava la UEFA Champions League e la finale, sta riuscendo a portare. Quando si vede quel livello di spettacolo, arrivano gli spettatori e arriverà tutto quanto. Noi ci stiamo provando e lavoriamo in quel modo. Dico che non c'è nessuna differenza perché all'epoca delle nostre fasi di allenamento e di allenatori come calcio femminile, facevamo partite anche in preparazione, amichevoli. Io vorrei citare un episodio. Avevo una squadra, anche se era una prima squadra, seppur con un'età media di primavera, che ha giocato contro una squadra qui di Torino, provinciale, di allievi. Ebbene, un pochino lo devo riconoscere, parlo di 2 o 3 anni fa, c'era una leggera derisione da parte dei ragazzi e un po' di sfottò. Comunque si parlava già di persone adulte. Questo all'inizio della partita. Finita la partita e avendo dimostrato le ragazze che sapevano giocare, hanno guadagnato il rispetto di tutti e sono uscite dal campo facendosi stringere la mano dagli avversari. Conta questo. Quando arriveremo a questa qualità, sono sicuro che nessuno farà più nessuna differenziazione tra uomo o donna nel mondo del calcio. Grazie, avvocato Pecchini. Davide e Cristian, mi rendo conto di farvi una domanda tosta. Se un vostro compagno o un vostro avversario non ha lo stesso tuo colore della pelle, ha un altro colore della pelle, come lo affronti? Uguale,
la stessa stregua o hai un atteggiamento un po' diverso? No, è sempre uguale alla fine, tanto basta che è bravo a giocare a calcio, poi il colore è sempre lo stesso. Sempre lo stesso, non importa. Non cambia il colore della pelle, come ha detto il mio compagno. L'importante è che sia bravo se con me, con la mia squadra, o se scarso, e se scarso se con gli altri. Deve essere un po' più scarso. Bravissimo. Andrea, le giovanile del Toro, specie la primavera, è infarcita di ragazzi di colore che sono arrivati anche in prima squadra con grandissimi risultati. Non c'è più, possiamo dirlo tranquillamente, un pregiudizio razziale nel mondo del calcio? No, secondo me, almeno per quello che riguarda i ragazzi in campo, no. Forse fuori ancora qualcosa esiste. Noi comunque in convitto abbiamo 50 ragazzi, qualsiasi colore, nel senso noi quello che dobbiamo cercare di guardare e portare avanti è il talento di questi ragazzi che portiamo a vivere da noi, o vivere da noi in convitto, oppure che troviamo qui in regione, in Piemonte. Quindi direi che almeno per quel che ci riguarda, e ne sarei a conoscenza sui fatti e episodi che magari succedono, non c'è più questo, anzi vedo che vengono accolti sia i ragazzi di colore sia i ragazzi di non colore, si integrano molto, molto bene fra di loro e non c'è nessun tipo di problema. Questo penso che realmente tra i ragazzi sia più che superato. Ripeto, c'è la parte esterna al campo che ancora andrebbe corretta in qualche episodio. Infatti l'invito al garante dell'infanzia e al difensore civico è di l'anno prossimo magari parlare dei genitori a bordo campo, eh? Il buon Boniperti disse che la migliore squadra giovanile è una squadra di orfani. Non è vero, dici Andrea, sono d'accordo con te, ho fatto il genitore per i ragazzi, esatto, soprattutto, però per dire lì c'è ancora tanto da fare. Abbiamo tre ragazzi che vivono in convitto. Da dove vieni, Sebastiano? Da Pesca, vai. Dall'Abruzzo. Sicilia. Sicilia. Quindi voi avete abbandonato la famiglia per vivere qui? Sì. Tutto l'anno? Esatto. Cosa vuol dire vivere in convitto? È dura, però per inseguire un sogno si fa tutto. Uguale. Uguale. Sì. E dalla famiglia come l'hanno presa? Come la devo prendere? Ci credono pure loro. Però il vostro responsabile ha detto 1 su 40.000, tu dici, e se sono io? Se sono io, bene, no, ho fatto esperienza. Come si sta? Cioè avete insegnanti, fate scuola anche lì? Sì, non in convitto, però sempre nei dintorni. Si sta bene, siamo tutti amici in convitto, è come una seconda famiglia. Ma ci sono anche le ragazze del turno femminile in convitto? No, solo maschio. Peccato. Andrea, quando mio figlio giocava nelle giovanili del Torino c'era dei bambini, Silvano Benedetti, che è tuttora responsabile dei più piccolini, chiedeva la pagella sempre, perché deve essere importante anche il cammino scolastico. Continua questa tradizione. Allora, sì. Si sente? Sì. Ok. Sì, anche noi cerchiamo di portare avanti questa tradizione qua, non perché sia una tradizione, ma perché dovrebbe essere anche questo, dovrebbe andare di pari passo con quello che è il cammino e il percorso calcistico. È anche vero che non sempre riusciamo a far andare di pari passo questi due aspetti, però cerchiamo di essere abbastanza presenti, soprattutto sui piccolini, e magari sperando che quando crescono questa cosa qua la portino avanti anche loro da soli. Questo discorso del convitto, com'è il rapporto con le famiglie? Cioè voi vi impegnate nei confronti della famiglia proprio a dire ve lo cresciamo noi il ragazzo? Allora, all'inizio è molto difficoltoso quando si devono staccare, diciamo, da casa. Non tanto per i ragazzi, ma noi quando facciamo i colloqui con le famiglie, e soprattutto la mamma, che è quella che ha più perplessità. Noi quello che cerchiamo di far vedere alla famiglia è il posto dove vengono messi, come vengono trattati e le attività che gli vengono proposte. Secondo me questo fa la differenza
nel far star tranquilla la famiglia, a lasciarci i ragazzi a disposizione per tutto l'anno. Alessia, quanti allenamenti fate alla settimana? 3 allenamenti. Riesci a conciliare la scuola con il calcio? Sì, è difficile, bisogna sapersi organizzare, però sì. A voi le conclusioni, dottor Loparco, avvocato Pecchini, ma Fabbrini e poi difensore civico e garante per l'infanzia. La scuola, questo discorso tra virgolette del razzismo, quindi ragazzi che arrivano da altri territori, smazziateveli un po' come volete per le conclusioni finali. Io tocco l'ultimo argomento che è stato parlato dei genitori, che è stato toccato. Noi come federazione abbiamo anche già iniziato a fare dei webinar e degli incontri con i genitori, perché riteniamo che i genitori ormai fanno parte del nostro mondo, ma devono essere anche loro educati e capire dove devono arrivare, perché il genitore deve fare il genitore, l'istruttore l'istruttore, il dirigente il dirigente, e i bambini soprattutto devono venire per divertirsi. Questo è uno degli altri aspetti che noi tocchiamo. Andiamo a discorso con incontri con i genitori, facciamo incontri con le scuole, perché proponiamo anche degli incontri con le scuole per far capire, non portiamo il calcio vero ma portiamo l'attività ludico-motoria, ma soprattutto cerchiamo di incontrare, di far capire che questo è un aspetto formativo, come dicevamo, perché lo sport è formazione e alla vita soprattutto, e in particolare nel gioco di squadra è importante saper convivere con chi? Con chi magari non è stato scelto di stare con noi, ma dobbiamo imparare a conviverci questo. Questo è il nostro compito, dove noi dobbiamo continuare a insistere e a sensibilizzare tutto il nostro mondo dilettantistico, perché il professionistico ha determinati punti di base comune con noi, ma ha altri obiettivi rispetto a quello che ha una società dilettantistica. Perciò noi siamo sempre a disposizione di qualsiasi ente e soprattutto di qualsiasi disponibilità. Speriamo e mi auguro che con questo incontro si possa creare, perché c'è bisogno di sinergia sul territorio per raggiungere degli obiettivi. Grazie a tutti. Grazie, grazie dottor Loparco. Avvocato Pecchini. Sì, anch'io concluderei concentrandomi su una cosa che secondo me è la capacità interrelazionale tra le persone, e di nuovo ci ricolleghiamo al concetto della comunicazione e del saper parlare. Cioè, lo dico in sintesi, riuscire a capire parlandosi tra tutti i players sul il perché facciamo certe cose, come facciamo certe cose. Allora, se abbiamo un perché molto forte e un come molto forte, siamo sicuramente in grado tra noi di comprendere dove vogliamo andare. Ci siamo aperti, come dire, tutti quanti alla società civile, lo dicevo prima, siamo famiglie che nel nostro caso attraverso lo strumento del calcio, nel loro caso attraverso gli strumenti che la legge loro conferisce, si crea una capacità di mettersi d'accordo spiegandosi sui forti perché e sui forti come. Questo mi sembra l'essenza di ciò che facciamo. Andrea, chi vince lo scudetto? Milan. Vai. A te le conclusioni. Allora, io volevo concludere facendo un esempio che ci è capitato quest'anno proprio nell'Under 16, dove è stata l'espulsione di un ragazzo a Cagliari e ha preso 8 mesi di squalifica. Non ha fatto niente di che, però purtroppo quando l'arbitro trascrive, se trascrive qualcosa di più di quello che magari è successo in campo, arriva una batosta. Io quello che ho detto a loro e al ragazzo è di capire tramite questo fatto che è successo quello che è l'importanza del rispetto nei confronti dell'arbitro e dell'avversario, perché poi si toglie qualcosa al gruppo, e siccome siamo un gruppo e magari una famiglia allargata, come hanno anche detto i ragazzi, dobbiamo fare attenzione alle nostre azioni. Avvocatessa Valdovino. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare i relatori per i loro contributi preziosi
le società del Giaveno Coazze, del Chieri, del Torino Calcio, che sono venuti qui con noi e che quindi ci hanno, così, hanno condiviso la loro esperienza. Io e la Garante siamo stati molto felici di poter trattare questi temi proprio perché crediamo molto nell'importanza dello sport, nel, appunto, del valore, nei valori sportivi e anche proprio in questa funzione formativa dello sport, e quindi crediamo molto nell'educazione allo sport e lo sport che educa i nostri ragazzi e li prepara quindi anche per la vita che è futura, che quindi gli spetterà. Per cui ringrazio veramente tutti per aver partecipato e ringrazio anche Beppe Gandolfo. Grazie mille. Mi unisco ovviamente ai ringraziamenti e spero, insomma, che questa sia la prima occasione per continuare a lavorare in sinergia ed in rete. Io lo noto, insomma, tutti i giorni, di come soprattutto quando parliamo di minori sia fondamentale unire le forze e lavorare insieme. Quindi sono certa che questa insomma, è la prima tappa di una lunga collaborazione. Anzi, colgo l'occasione alla palla lanciata appunto da Beppe Gandolfo, che ringrazio ovviamente, sulla tematica dei genitori. Non mi soffermo, è sicuramente una tematica però fondamentale, perché sono gli adulti di riferimento, però sottolineo quanto sia assolutamente fondamentale che il buon esempio, in questa come in tutte le tematiche, questa mattina ero qui con l'autorità garante nazionale e si parlava del mondo del digitale a dei bambini della primaria, e insomma è stato sottolineato come siamo i primi a dover dare il buon esempio nell'utilizzo di questo mondo in maniera adeguata. E quindi anche qui, nel modo in cui ci si rapporta con gli altri, nel modo in cui ci si rapporta con chi in quel momento rappresenta un'autorità, è assolutamente fondamentale dare il buon esempio, così come ci ricordava che spesso non sono i ragazzi a conoscere il significato della discriminazione, ma ahimè insomma questo concetto gli viene trasmesso dall'esterno. Quindi anzi, lavoreremo subito per mettere in piedi un altro momento come questo, per cui vi ringrazio e alla prossima. E allora, da arbitro, dichiaro che la partita è finita. Tutti in campo! Tutti a giocare a pallone! Tutti a giocare a pallone!